quinta manifestazione su Firenze è la terza manifestazione in 5 mesi. In 3 anni sono state coinvolte nell'abbraccio di questa fabbrica 100.000 persone, 17.000 firme per l'intervento pubblico e per non parlare delle assemblee e delle iniziative. Migliaia e migliaia di persone, lavoratori e lavoratrici a difendere questa fabbrica che è la nostra fabbrica e la difenderemo fino all'ultimo minuto. Qui non si scopera per questa fabbrica, Firenze è frontiera. La 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 la. Abbiamo degli operai che per 10 mesi non hanno ricevuto lo stipendio e poi per altri 5 mesi sono stati privati di retribuzione e poi ci è venuto in mente quello scempio di finta reindustrializzazione che il padrone ci aveva proposto e lì ci è venuto in mente il piano di reindustrializzazione dal basso che il collettivo di Fabria e le competenze tecniche e solidali avevano elaborato. Siamo all'ultimo atto, al precipizio, spiccare il volo o cadere, ma non ci accontenteremo dell'intervento pubblico solo per GKN, lo pretenderemo e lo pretendiamo anche per voi e per noi. Un intervento pubblico diverso dalle forme già esistenti, che negli ultimi anni hanno finanziato banche e aziende produttrici di devastazioni climatiche e morte di popoli. Questa lotta può ancora creare un precedente e se non può cambiare un sistema tutto, può creare un esempio concreto. Reale. Oggi noi non andiamo a casa, alcuni colleghi hanno già scavalcato il recinto, ci accampiamo sul prato della regione in omaggio alle campate studentesche di tutto il mondo, resisteremo fino a quando ci pare. La manifestazione di ieri metteva al centro la necessità che la Regione Toscana approvi la legge che abbiamo scritto per dare la possibilità alla Regione Toscana di fare una proposta d'acquisto all'attuale proprietà di ex GKN. Oltre a questo tema ovviamente c'erano altri temi, quello della Palestina, quello dei morti sul lavoro. La fabbrica è in mano a un privato che l'ha acquisita dal fondo finanziario Melrose inglese. Noi abbiamo sempre lavorato appunto costruendo pezzi di automobili, molte delle quali noi non avremmo mai avuto la possibilità di guidarle, perché costruivamo pezzi per Ferrari, per Lamborghini, per grandi marchi della fabbricazione italiana, ma anche BMW, Jaguar. Nel frattempo era subentrato un imprenditore che voleva fare delle produzioni anche ecologiche. Questo personaggio si chiamava Francesco Borgomeo. Crediamo che questo proprietario attuale non sia venuto per promuovere un piano industriale nuovo, una nuova vita per la fabbrica, ma per fare speculazione.
Quando abbiamo visto che lui non faceva niente, non c'erano prospettive per lo stabilimento, noi abbiamo pensato di fare un progetto nostro di reindustrializzazione che andasse nella direzione dell'ecologia. È da lì che è nato il discorso del cargo bike e dei pannelli fotovoltaici. Dentro a questa discussione ovviamente c'è la necessità di avere un polo di ricerca e di sviluppo, perché a oggi il pannello fotovoltaico molto spesso è costruito dalla Cina con lo sfruttamento sia dei lavoratori sia del territorio. Quindi noi in fabbrica, oltre che inizialmente a produrre pannelli solari classici, ci proponiamo di recuperare pannelli vecchi esausti, ma ci proponiamo anche di fare una ricerca e sviluppo, perché la tecnologia classica sul pannello fotovoltaico va abbandonata. Dobbiamo trovare nuovi materiali per poter sfruttare le energie naturali. Chiaramente noi, essendo operai, non era facile tirare fuori un progetto a livello tecnico, e per questo siamo riusciti a mettere in contatto il mondo della ricerca così con il nostro mondo di lavoratori. Sant'Anna di Pisa, per esempio, è un'università, è stata molto importante per lo sviluppo del nostro progetto. Non solo ricercatori, accademici, ma anche attivisti allo stesso tempo. La competenza tecnica nell'immaginarsi un futuro diverso debba essere sostenuta anche da una visione politica della realtà, perché del tecnico ce ne facciamo poco se non abbiamo anche una visione verso dove vogliamo andare. Molta gente si è sentita rappresentata nella condizione degli operai GKN, nel senso che molta gente ha sentito come la propria storia lavorativa, la propria vita, la propria precarietà, e si sono sentiti anche rappresentati in un panorama in cui la sinistra soffre da decenni una mancanza, una carenza, una debolezza di rappresentanze. Poi sicuramente tutto il progetto di reindustrializzazione, il piano per la fabbrica pubblica socialmente integrata, garantendo una centralità dei lavoratori e delle lavoratrici nei processi decisionali, ha avuto un eco molto molto forte, perché è evidente che manca una politica industriale in questo paese di rispondere al cambiamento climatico in primis, ma anche le delocalizzazioni, quindi la ristrutturazione a livello del capitale europeo. Non solo dobbiamo chiederci come produciamo, per chi produciamo e con che fini produciamo, ma anche com'è la nostra vita al di là del lavoro. E quindi anche questo tentativo di mettere in relazione altre lotte, altre questioni, è proprio dettato dal fatto che sappiamo che una vertenza non cambia da sola nulla, ma soprattutto il tema lavoro è un tema chiaramente connesso a tutti gli aspetti della vita e come viviamo in questa società. La manifestazione è partita da un luogo di Firenze dove sono morti 5 operai nel mese di febbraio di questo anno. In questo cantiere qua sono morti dei lavoratori stranieri, per cui chiediamo alla comunità marocchina di dirci qualche parola. Veramente il lavoro è fatto per vivere, non fatto per morire. Io, la mia voce è questa, e speriamo che veramente da qui in avanti che cambiano un po' di cose riguardo il lavoro e riguardo anche le persone che vengano a migliorare la loro vita. Mi chiamo Claudio Menichetti e sono il papà di Emanuela, che vedete qui davanti a me, bruciata viva nella strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno del 2009 e deceduta dopo 42 giorni di agonia. Un brandello di giustizia l'abbiamo strappata dopo 14 anni di iniziative e di mobilitazioni, e siamo arrivati fino in fondo, fino alle condanne, seppur miti, dei massimi rappresentanti delle società coinvolte, condanne che hanno sentenziato colpevoli amministratori delegati, presidenti e manager. Abbiamo ricevuto molta solidarietà, per questo vogliamo e dobbiamo restituirla a chi ne ha bisogno, come ne abbiamo avuto bisogno noi. Corpi e i nostri diritti, per tutte le persone trans e croce su cui questo paese sputa,
paese che non tutela le persone queer. L'ospedale di Careggi, l'unico centro che era rimasto in tutta Italia a offrire percorsi salvavita per persone trans, preadolescenti con i bloccanti della povertà, dopo i mesi di ispezioni e attacchi ha deciso di fermare i percorsi di transizione per minori, cercando anche di limitare, già scarseggiando i percorsi che potrebbero salvare la vita a persone trans e non binary, e portando avanti una relazione tossica e discriminatoria. Non è un caso il fatto che l'Italia sia l'ultimo paese nell'Europa occidentale a non avere matrimoni paritari per le coppie dello stesso sesso. Vediamoci, troviamoci, perché insieme siamo marea! Il governo è un governo fascista e non c'è nessun dubbio su questo. È un governo che, rispetto a come siamo abituati a pensare il fascismo, dal punto di vista economico è ultraliberista come gli altri governi. Quindi non è un fascismo statalista di un governo che si impegna nell'economia dello Stato. Quindi dal punto di vista soprattutto macroeconomico, l'atteggiamento è quello di una politica che cede alle multinazionali, all'economia, lo scettro e lascia che il mercato vada con la sua violenza a distruggere posti di lavoro, a delocalizzare le vite dei lavoratori. E anzi, il governo mostra di dare ragione alla proprietà, che dice che qui non c'è un problema di reindustrializzazione, ma solo un problema di ordine pubblico, un'occupazione che va sgomberata. Noi abbiamo avuto molta solidarietà, perché molta solidarietà avevamo sempre dato. Quando c'è stato il periodo, per esempio, dell'alluvione in Campi Bisenzio, dove c'è lo stabilimento, lì ci sono state grosse alluvioni. Noi siamo intervenuti ad aiutare. Dalla nostra fabbrica sono partite le volte anche 500-600 persone. Bisogna riuscire a creare un fronte comune tra vari lavoratori con vari interessi, tra l'ambiente, tra la società, contro la guerra. Bisogna cercare di fare un fronte unico, perché per vincere contro una società capitalistica dobbiamo ritrovare i rapporti di forza. Molto spesso i lavoratori combattono separatamente, gli attivisti per il clima combattono separatamente, così non possiamo vincere. E quindi l'importante è provare a capire come tessere la tela dell'unità, delle lotte, e cercare di fare quello che veniva fatto negli anni 60, negli anni 70. Non c'è una ricetta nuova. In primis bisognerebbe sempre chiedersi che tipo di persone vogliamo essere durante la vita. Attraverso la domanda si cerca di agire nel modo più armonioso possibile. Se noi cerchiamo di avere un approccio empatico, riusciamo a essere molto più incisivi. In un mondo in cui vige il divide ed impera, noi rispondiamo con tocca uno, tocca tutti. In tutta la Palestina storica si sta avendo la prova che uno Stato, se abbocciato dalle principali potenze, può compiere un genocidio impunemente. Questa economia di guerra vive nelle disuguaglianze, precariato e sfruttamento. In Italia siamo passati da 1,5 milioni di poveri assoluti a quasi 6 milioni in 15 anni. Abbiamo perso salario, il diritto alla pensione, al contratto a tempo indeterminato. È solo quando la Palestina sarà libera che potremo esserlo anche noi. Noi studenti stiamo occupando le nostre sedi universitarie per chiedere una presa di posizione netta nei confronti del genocidio in atto a Gaza. Started this encampment on the 15th of May to ask our academic institutions to take a stance against the ongoing genocide in Gaza. The director of the University of Florence has for long remained silent. Today, the 21st of May, we presented a motion in the Academic Senate that is going on right now. So we really hope that the University of Florence takes a good example of other universities, not only in Italy, but for example in Spain, where they cut all the links and agreements with Israeli agencies. So the motion basically passed, and we obtained a statement from the University of Florence against this ongoing genocide and invasion of Rafah, and there will be a working group
to create a commission that would evaluate all the agreements with Israeli universities and other warfare agencies. They didn't do it because they want to do, but because our mobilization pushed them to do it. So thank you very much. It's been amazing. Gaza, Gaza vincerà! Gaza, Gaza vincerà! Gaza, Gaza vincerà! Gaza, Gaza vincerà! Viva la vittoria! Viva la rivolta! Viva la Spagna! La nostra immaginazione arriva fino a qui, alla sostituzione di un modello di sfruttamento, guerra e ingiustizia, con un modello di produzione socialmente ed ecologicamente sostenibile, con un controllo popolare. Quest'anno, in autunno, è stato lanciato un altro licenziamento che doveva avere effetto dal 1 gennaio 2024. Quindi è stato chiamato un grande evento per Capodanno, a cui noi calcoliamo che abbiano partecipato circa 7.000 persone, e due giorni prima il Tribunale aveva dichiarato nuovamente illegittimi i licenziamenti, e quindi i licenziamenti erano stati sconfitti. Quest'anno abbiamo fatto il secondo festival di letteratura working class, è un evento unico in Europa. L'anno scorso abbiamo fatto la prima volta in fabbrica e abbiamo avuto più di 3.000 persone in tre giorni. Quest'anno abbiamo deciso di rifarlo. La notte del lunedì di Pasqua, misteriosamente alcuni ignoti hanno sabotato la cabina elettrica, scassinandola. Non sappiamo chi è stato, però casualmente la proprietà voleva staccare la luce. E quindi ci siamo trovati a cambiare tutta l'organizzazione del festival in pochissimo tempo, a spostare tutto fuori dai cancelli della fabbrica, a prendere dei generatori a benzina per poter alimentare. E però sono successi alcuni miracoli. Il primo è che il festival è riuscito e abbiamo avuto quest'anno più di 5.000 persone. Il secondo è che il sabato sera dal festival siamo partiti in corteo per raggiungere il centro di Campi e abbiamo avuto un corteo di 5.000 persone. Il terzo è che dei solidali della rete ambientalista sono partiti dalla Germania in furgone e ci hanno portato dei pannelli fotovoltaici. Gli operai hanno saldato i telai per i pannelli e la domenica il bar dell'associazione di promozione sociale che sta dentro la fabbrica è ripartito a energia solare e tuttora funziona a energia solare. In questo momento è un momento molto difficile per la vertenza. Gli operai sono da 5 mesi di nuovo senza stipendio. La legge italiana impone, per entrare in possesso della fabbrica, di avere una trattativa economica con l'attuale proprietario Francesco Borgomeo. Ma noi non disponiamo di tutti i soldi che la fabbrica vale e quindi c'è bisogno o di un altro soggetto privato che fa una proposta d'acquisto alla nuova proprietà o altrimenti appunto l'intervento pubblico. Questo intervento pubblico noi l'abbiamo pensato attraverso un consorzio e da qui la nostra proposta di legge che dà la possibilità alla Regione Toscana e appunto a un consorzio ad altri soggetti pubblici e privati di mettersi insieme e di promuovere la proposta d'acquisto. Per noi l'importante è far conoscere quello che stiamo cercando di fare e cercare solidarietà sia in Italia ma anche all'estero. We'll be right back.
incredibile, amazing, veramente, questa solidarietà che arriva dalla Germania, dall'Inghilterra, che arriva dall'Europa. Mettersi in contatto vuol dire che voi, che in Inghilterra ci possono essere delle idee, delle pratiche che potrebbero essere utili a noi e che i lavoratori inglesi potrebbero utilizzare le pratiche che noi abbiamo attivato per fare più forti le loro lotte. Quindi il messaggio è sì, di guardare a quello che abbiamo fatto noi, di tenersi in contatto, ma anche di dirci che cosa c'è bisogno, se qualcosa non lo vediamo, di allargare lo sguardo e vedere insieme che cosa c'è da fare per cambiare. Quando tante realtà si uniscano, divento come una piena che spazza via la banalità. Si può vincere o si può perdere, ma la cosa importante è stare nella vittoria. Affinché la vita non sia solamente una passeggiata fatta di produrre, consumare e poi morire. No, deve essere qualcosa di più nobile. E dare speranza, facendo stare le persone sul presente, nel riempire in ogni attimo in bellezza, è qualcosa di veramente nobile.